Una ricerca, analisi di mercato fatta da un'azienda esterna è l'ultima cosa al mondo che farei. Analisi di mercato, come si fa? Ecco, in questo video voglio rispondere alla domanda: ma Ale, come faccio a sapere se quello che faccio funzionerà, se il mio business ha possibilità di crescita? Beh, questa è una domanda molto intelligente perché ovviamente alla base di ogni business c'è il mercato, c'è una domanda da parte di un mercato esigente che sta cercando una soluzione al suo problema. Ecco, se non c'è, diciamo, domanda da parte del mercato, chiaramente il nostro business avrà delle possibilità di crescita molto limitate. Ok, quindi come facciamo a capire cosa sta cercando il mercato? Beh, allora, la prima cosa che voglio dirti è che una ricerca, analisi di mercato fatta da un'azienda esterna è l'ultima cosa al mondo che farei. Perché? Te lo spiego subito, perché quello che invece io faccio per capire cosa sta cercando il mercato è testare il mio messaggio direttamente sul mercato, perché l'unico che può dare risposta rispetto al tuo prodotto e servizio è il tuo target di riferimento, il target a cui ti vuoi rivolgere, a cui vuoi parlare. Quindi è molto semplice. Come fai a farlo? Crei un sistema di marketing, lanci delle campagne, un sistema che ti permette di raggiungere il tuo pubblico e leggere i numeri. Creare un funnel è l'unico modo che hai per fare questo, cioè inserire dentro i tuoi messaggi, leggere i numeri in maniera precisa e sulla base di quello prendere delle decisioni e dire: ok, il mercato mi sta rispondendo in questo modo, cioè ci sono degli indicatori chiave che ci fanno capire se quella cosa è interessante rispetto, diciamo, alla media di mercato, ok? Se stanno rispondendo in modo positivo oppure no. E che succede se la risposta è negativa? Perché non c'è nessuna bacchetta magica, non è che io lancio un funnel, lancio una strategia di marketing e ottengo subito i risultati e divento milionario. Ecco, dobbiamo vedere questi strumenti di marketing proprio come degli strumenti per trovare la strada giusta. Quindi, in base alla risposta di mercato che otterrò, migliorerò di continuo il mio messaggio, la mia comunicazione, il mio prodotto e servizio e quindi tutto il mio business per incontrare la domanda del mercato. Questo è il modo migliore per creare un business di successo e soprattutto utilizzare questi strumenti per testare il mercato. Quindi piuttosto che investire 1.000-2.000 euro per una ricerca di mercato esterna, investo questi soldi su una piattaforma pubblicitaria, Google, Meta o qualunque essa sia, per raggiungere il mio mercato. A quel punto avrò delle risposte, ok? E da lì potrò migliorare quello che sto facendo. Quindi che tu abbia un business consolidato e voglia magari lanciare un nuovo prodotto o servizio o semplicemente utilizzare il marketing come canale di acquisizione clienti e magari non lo hai mai fatto in precedenza, oppure vuoi lanciare un nuovo business e quindi non hai idea, cioè è una tua idea, ma non hai idea di cosa stia cercando il mercato e di quale sia il feedback del mercato, questo è l'unico modo che hai, il miglior modo che hai per testare il tuo prodotto o servizio sul mercato. E ancor prima, la cosa migliore da fare è acquisire le competenze per far questo, quindi acquisire le competenze di marketing, ancor prima di costruire un prodotto eccezionale o di concentrarti completamente su quella che è la crescita dell'azienda, perché se non sei in grado di utilizzare questi strumenti e di leggere i dati del mercato, allora non potrai far crescere il tuo business, non avrai possibilità di successo, diciamo, ok? Quindi l'aspetto numero uno, le competenze più importanti che devi acquisire sono quelle di marketing, per comunicare, per testare il mercato e raccogliere feedback da parte del mercato. Una volta acquisite queste competenze, allora potrai delegarle e focalizzarti sulla crescita del tuo business, ma solo quando avrai la consapevolezza del mercato e avrai acquisito queste competenze che comunque ti serviranno sempre nel tempo per tenere d'occhio come sta andando il mercato, cosa sta cercando il mercato, perché l'azienda si evolve, il mercato cambia, le cose cambiano nel tempo, quindi bisogna essere sempre pronti ad ascoltare cosa sta facendo il mercato, cosa sta chiedendo il mercato e offrire soluzioni adatte al momento, ok? Nel momento giusto, nel momento in cui il mercato si trova. Questo è il modo migliore per garantire comunque un futuro e una solidità al nostro business. Quindi, se vuoi scoprire come costruire la tua macchina di marketing per generare contatti e testare la risposta del tuo mercato, se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare sul link che trovi qui sotto
sotto per iscriverti subito al percorso The Funnel System per imparare a costruire il tuo sistema di marketing, i tuoi funnel e generare nuovi lead testando il tuo mercato e iniziare a vendere i tuoi prodotti e servizi.